Siamo qui al liceo classico Orazio Flacco a Bari in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Abbiamo inteso organizzarla grazie alla disponibilità prestata dalla dirigente professoressa Gioncada. Siamo qui a parlare con gli studenti, non agli studenti, nella consapevolezza che sia certamente un giorno molto importante, una giornata che va celebrata, ma che gli strumenti a difesa, diciamo, dei diritti delle donne, che poi sono nell'ambito dei diritti umani, quindi dei diritti fondamentali, sia assolutamente indispensabile l'impegno di tutti da subito, quindi anche gli studenti dal momento del loro percorso scolastico, perché il diritto certamente serve come strumento fondamentale di difesa, ma è importante la prevenzione, l'istruzione, l'educazione, e quindi insieme cercare di trovare il dialogo come strumento fondamentale per la lotta contro queste discriminazioni, contro la violenza appunto di genere. Innanzitutto ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Comitato Pari Opportunità per aver pensato agli studenti del Flacco. È una giornata importante di consapevolezza civile, pertanto un intervento esperto da me è stato accolto con grande gioia. I ragazzi saranno coprotagonisti di questa giornata. L'intervento è attivo e partecipato. È un'iniziativa importante, non si può ignorare una giornata di questo tipo e soprattutto un fenomeno purtroppo sociale che si abbatte in maniera particolare sulle donne. Abbiamo inteso organizzare come appunto ordine, insieme al nostro Comitato Pari Opportunità, questa importantissima iniziativa da diffondere poi in tutte le scuole, quindi parte dal Flacco ma girerà anche altre scuole, per appunto questa giornata contro la violenza di genere. È molto importante diffondere la cultura della legalità ai ragazzi come arma contro la violenza di genere, come motivo di prevenzione verso la violenza di genere, instradarli appunto insieme agli operatori del diritto verso le strade della legalità, verso la lotta agli stereotipi, a cominciare dal linguaggio. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa molto importante per il Consiglio dell'Ordine e per il Comitato Pari Opportunità, perché abbiamo deciso di cambiare prospettiva, abbiamo deciso di celebrare questa tristissima giornata, sempre più triste, cercando di trovare una strada diversa per fare breccia in questa battaglia contro la violenza. La breccia qual è? Quella di far sentire i ragazzi, di far sentire i giovani abbracciati, protetti, in un abbraccio che li conduca verso la strada giusta per questa battaglia. Noi ormai siamo adulti e siamo anche un po' demoralizzati dall'enorme numero di violenze, di femminicidi, che sembra non modificarsi nonostante tutto quello che viene fatto. E allora abbiamo deciso di cambiare, di dare un segno di speranza e di far capire ai giovani che è proprio con la legalità e con la cultura che si può combattere, che loro sono, cioè gli passiamo un po' il testimone, ecco. E in questa chiave la canzone che concluderà l'evento dell'artista Bianca Lancia è una canzone che conclude proprio gridando: non sono sola. Non sono sola perché? Perché ci sono i miei amici, perché c'è la strada giusta da poter percorrere, perché si può cambiare partendo dalla base.